come si prepara. Ma lei ci rimonterò. Ora arriva. Io non mi muovo di qui finché non avrò il mio Cuba Libre. Scusi, potrei avere un orgasmo? Ah, questo non è quello che avevo ordinato. Don Gentil. Buttar via. Povero Tom Cruise, che stress! No, noi stavolta vi proponiamo invece qualcosa di molto più rilassante, mantenendo come scenario la libreria Coop del centro d'Abruzzo. Il nostro segreto? Beh, per la verità sono due. Intanto prodotti a chilometro zero e poi, naturalmente, un libro, Bevo la foglia, edizioni Carsa, di Nunzio Di Paolo e Gino Primavera. Le alchimie del bere con prodotti abruzzesi in 112 ricette. Allora, questo è un libro sulle bevande di ogni tipo, a partire dai cocktail, i long drink, ma anche le tisane, le acque aromatizzate, gli smoothie, e praticamente tutto ciò che oggi viene definito come bere miscelato. In particolare questa sera affrontiamo un tema interessante, che è quello dell'utilizzo dei vini abruzzesi nei drink, nella miscelazione soprattutto estiva, con delle bevande fresche fatte con i cerasuoli, con i passiti, con gli spumanti abruzzesi. Il comune denominatore di tutto ciò che abbiamo scritto, di tutte le ricette che sono 112, è l'utilizzo dei prodotti abruzzesi. Quindi abbiamo per esempio l'americano abruzzese, il negroni abruzzese fatto per esempio con il vino cotto e la genziana. Quindi abbiamo cercato di valorizzare il territorio, però con un occhio al bere miscelato, che sicuramente è un settore in espansione. Data anche le dimensioni del libro, abbiamo dovuto evidenziare quelli più idonei. Secondo noi sono il cerasuolo, anche per il suo bel colore rosso ciliegia, e i passiti e gli spumanti. Mademoiselle, s'il vous plaît, champagne. Qua solo prosecco. Allora prosecco. 5 flûtons. 5 bicchieri. Col pecorino, per esempio, che è un vino che ha una grossa gamma di odori e di profumi, sicuramente si possono fare tante cose. E anche stasera con un pecorino sempre abruzzese prepareremo un drink molto interessante anche questo. La regola principale di ogni barista è questa: meno significa più. Oggi presentiamo dei drink a base di vino, prettamente cerasuolo e l'aster, uno spumante, prodotti comunque tutti abruzzesi. Lavoriamo il territorio con i frutti rossi, con le spezie, con il proprio di pepi, menta, qui zenzero, quindi uniamo un po' quello che si faceva anche nei secoli antichi dai romani, che profumavano i vini con le erbe e con le spezie e con i frutti per rendere più gustoso il vino. Nel libro abbiamo inserito anche miscelazioni particolari che possono richiedere più complicazioni, quale l'olio d'oliva, che sappiamo in origine non è miscibile, però con varie tecniche di reazioni molecolari e quindi di giochi anche un po' d'astuzia siamo riusciti a miscelarla senza nessun tipo di problema. Quindi in Abruzzo abbiamo tantissimi oli agrumati buonissimi e adattissimi, oltre ai piatti, anche nella miscelazione. Oggi abbiamo preparato un drink a base di frutti rossi miscelato con un cerasuolo. Poi preparerò un drink dove abbiamo dei mieli, zenzero, e dove aggiungo un po' di soluzione salina al 35%, praticamente ricreato un po' l'acqua di mare, la percentuale che abbiamo in tutti gli oceani, il 35% di sale, e invece quest'altra parte menta, fragola e pepe, sciroppo di pepe, che praticamente faccio da me a casa, sono tutti homemade. Io spesso nelle masterclass che faccio spiego sempre ai miei colleghi o ragazzi che seguo che utilizzare sempre più il miele e meno lo sciroppo di zucchero, perché comunque la potenza dolcificante è la stessa e in più ha un principio nutritivo. Poi i mieli aromatici ancora di più ci danno quel particolare
qualche comunque di spezia di aroma al suo interno naturale che ci potrebbe essere utile nella miscelazione. E soprattutto io lo consiglio nella miscelazione degli smoothies, dei centrifugati, gli estratti, che aiutano molto anche, sono comunque drink senza alcol, salutari, un po' il bere sano e consapevole messo tranquillamente a disposizione dalla natura, perché comunque ci dà tutto. In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino, vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Lasciamo i cocktail e le disavventure di Pippo, ma rimaniamo in musica, perché in libreria abbiamo incontrato anche Marco Ligabue, che è arrivato in Abruzzo a presentare il suo ultimo CD. Ho capito almeno questo. È tornato e non è neanche passato troppo tempo, Marco, che sei tornato qui a trovarci alla libreria Coop, al centro d'Abruzzo, e naturalmente a Rete 8 Libri, perché è vero che questo è un disco, però è anche vero che siamo in una libreria e che tu insomma eri passato da qui proprio per anche raccontare un libro in musica, naturalmente col linguaggio che ti è proprio. Questa volta siamo al mistero del DNA. Che racconto è questo mistero del DNA? Ma guarda, sono 9 canzoni. Allora, io ho avuto la fortuna negli ultimi 2 anni di fare tantissimi concerti, no? Ho girato tantissimo l'Italia, penso ne ho fatti 170, no? E sono rimasto incuriosito, insomma, colpito da tante storie, no? Girando l'Italia ci sono delle storie bellissime, storie spesso nascoste, no? Che devi solo, le vai a conoscere solo se vai in certi posti, no? E ho scritto una ventina di canzoni sulle storie che mi hanno colpito di più, e poi le 9, insomma, che in qualche modo mi convincevano di più, le hanno preso forma, perché volevo proprio sottolineare la bellezza dell'essere diversi, no? Il DNA ci traccia una spirale, no? Che ci identifica, no? Che ci segna anche le nostre differenze, le nostre caratteristiche. Ecco, io l'ho voluta mettere in canzoni perché ogni canzone è una storia vera, e ognuno con le sue emotività, col suo carattere, col suo punto di vista, e ho cercato in qualche modo quindi di approfondire 9 DNA. Che quanto c'entra anche il tuo viaggio in Africa in tutto questo? In Africa sono andato a fare il mio ultimo video, il video del brano Il Cuore Onesto, perché ero stato in Africa avevo fatto un bel progetto sull'Africa 4 anni fa, no? Per dei bambini di un centro malnutriti, di malnutrizione, e avevo mandato l'intero villaggio a scuola praticamente, però li vedevo sempre in foto e in video questi bambini, mi ero sempre promesso di andarli a trovare, e così ho preso la palla al balzo per andare a fare il video di questa nuova canzone che si chiama Cuore Onesto, e andare a trovare i bambini. Sono andato per la prima volta in Africa quest'anno a febbraio, in Benin, una nazione molto povera, ed è stato un viaggio illuminante, perché malgrado le difficoltà, insomma, igieniche, climatiche di tanti tipi, vai a toccare un mondo ancora primitivo, primordiale, vai a capire che in certi posti dove probabilmente non hanno nulla di materiale, non hanno luce, gas, acqua, TV, computer, non hanno niente, vivono ancora la gioia delle piccole cose, cantano, ballano, saltano, parlano tutto il giorno, e quindi insomma mi si sono accese delle lampadine importanti in testa. Cuore Onesto è tra l'altro un singolo che è già in circolazione anche nelle radio. Il tuo modo di essere cantautore non è mai disgiunto evidentemente da temi di questa importanza, ne avevamo parlato anche l'altra volta, dal sociale, è proprio nel tuo DNA, cioè non ne puoi fare a meno. Ma a me piace, io rimango colpito dalle storie, ad esempio con Onesto l'ho scritta anche perché in questi 2 anni ho conosciuto tantissime storie, bellissime storie che non vengono raccontate, no? E in TV fa notizia solo la cosa negativa, lo scandalo politico, no? Il pettegolezzo morboso, no? E in realtà ci sono delle storie di coraggio, storie anche di paure, di timori che poi insomma sono state vinte, insomma storie molto belle, e io ho cercato in qualche modo
di raccogliere e di andare a raccontare. Io posso farlo attraverso le canzoni, perché secondo me l'Italia è anche questa, fatta di queste belle storie. Speriamo che possano piacere. Un passo fuori dall'ombra, vedrai che il sole c'è. Trovi in Abruzzo, visto che sei tornato da, insomma, dopo essere stato qui da pochissimo con il libro di Ismaele Labardè? Ma in Abruzzo, guarda, ci sto benissimo, tra l'altro negli anni insomma mi sono fatto tante amicizie qua, no? Perché tra l'altro ha una posizione strategica, no? Perché spesso io sono anche al sud e quindi quando parto dall'Emilia o quando rientro dal sud, no, all'Abruzzo, o per pranzo o per cena mi capita di passarci, e quindi avendo fatto queste tante amicizie è un attimo che insomma un amico, dai, fermati a pranzo, fermati a cena, no? In Abruzzo ho trovato delle persone che magari all'inizio sembrano un po', non dico diffidenti, ma un attimo un po' sulle sue, poi dopo appena in qualche modo riesci a legare, a avere un contatto, sono persone che ti danno il cuore. Oggi proprio mentre salivo dalla Puglia, cioè ho passato queste 2 ore e mezza di viaggio soprattutto a chiamare amici dell'Abruzzo che mi dicevano: allora oggi sei lì, ma ti fermi a cena con noi, ma vieni a trovarci, ma facciamo un aperitivo insieme. Quindi, ed erano loro che mi chiamavano probabilmente per passare un momento insieme, quindi insomma ho creato un bel legame con tanti ragazzi dell'Abruzzo. Senti, ultima domanda. Visto che siamo in una libreria, qui la libreria Coop del centro d'Abruzzo, c'è il tuo libro della vita? Ah, libri ce n'ho tantissimo, mi piace la letteratura, mi piace tantissimo. Ultimamente purtroppo negli ultimi 2 anni ho dovuto parcheggiare tante cose, perché immagina che fare 170 concerti, no? Più le promozioni, più le scuole, praticamente vuol dire essere sempre in macchina, essere sempre su un palco, e quindi ho dovuto parcheggiare un attimo. Negli ultimi 2 anni mi sono dedicato molto di più alla poesia, no? Proprio perché avendo poco tempo la poesia la consumi più in fretta, no? Magari sei solo 20 minuti e poi magari per qualche giorno non puoi leggere, almeno ti leggi qualche poesia, entri un po' nel mondo letterario, no? Per fortuna in questo mondo favoloso, e ti stacchi da tutto il resto. Dal mistero del DNA di Marco Ligabue ai misteri dell'ultimo thriller del nostro Romano De Marco, autore per PM de L'Uomo di Casa. L'incontro con i lettori alla libreria Coop è stato condotto da un'altra scrittrice di successo, la giallista, tutta abruzzese anche lei, Angela Capobianchi. Richmond, Virginia, settembre 1979. St. Laurel Street è una traversa della Idlewood nel quartiere di Oregon Hill. Zona povera della città, modeste case in legno a 2 piani, su entrambi i lati della via a doppio senso di circolazione. Gli infiniti strati di vernice colorata non riescono a mascherare la fatiscenza delle abitazioni, stipate l'una a ridosso dell'altra, come i pendolari sulla metro nell'ora di punta. Il civico 312 non fa eccezione. Un po' di suspense l'ho creata? Spero di sì, perché ne avrete a quintalate nel libro di Romano De Marco, L'Uomo di Casa. È un bel libro con un'ambientazione particolare, molto precisa, ricercata fuori dai confini nazionali ed anche europei, come avrete capito dall'incipit, ed è anche il libro di un amico. Allora, Romano, L'Uomo di Casa, bella anche la copertina, diciamo, per capirci di più c'è una frase: conosci davvero la persona che ti dorme accanto? Beh, insomma, di inquietudine ne è già entrata abbastanza. Credo che sia però, oltre ad una storia, ovviamente ad una storia che cela un mistero, un enigma, una soluzione, un giallo da scoprire, è anche una storia molto al femminile, perché la protagonista è una donna che tu racconti splendidamente. Ma ci arriviamo dopo. Chi è L'Uomo di Casa? Ma L'Uomo di Casa è Alan Sandford, un marito, padre ineccepibile, una persona molto, molto amata, molto stimata sul lavoro e in famiglia. E prima dell'inizio del romanzo, fuori scena, morirà, verrà ritrovato assassinato in un parcheggio abbastanza equivoco, frequentato da prostitute, da tossicodipendenti, e quindi da qui partirà un po' il mistero da svelare nel corso del romanzo, perché anche le circostanze della sua morte lasciano perplessa sua moglie, che aveva pensato sempre a quest'uomo come un uomo
irreprensibile, come un uomo di cui fidarsi, a cui veramente, in cui veramente riporre la massima fiducia. Invece, ecco, il fatto che venga ritrovato così, con i pantaloni calati in un parcheggio di prostitute, fa crollare un po' tutta l'immagine che lei aveva del marito. Da qui, insomma, inizierà il primo mistero. Poi se ne susseguono molti altri, perché Sandra, la moglie, inizierà una sorta di indagine privata sul passato del marito, e di cose ne verranno fuori parecchie. Questo spiega il conosci davvero l'uomo che ti dorme accanto, perché è quello che lei pensava, appunto, un marito perfetto, e che non è detto che non lo sia, perché poi, insomma, quando si legge si scopriranno tante cose, però con il tipo di fine che ha fatto ovviamente ha instillato diversi dubbi nella famiglia, una famiglia che tra l'altro lei deve gestire alla luce, appunto, di questo di questa brutta fine dell'uomo di casa. Poi vengono tanti altri rapporti anche, appunto, fra i vari protagonisti, anche rapporti al femminile, anche condizioni distorte, deviate, problemi di altri personaggi. Allora, tutti i personaggi raccontati poi anche in prima persona, perché ci sono diversi cambi, diciamo così, ma in prima persona, dicevo prima, tu riesci davvero a dare voce e fiato al pensiero femminile. Sì, non è stato facile. La sfida era proprio quella di scrivere un romanzo di genere che ribaltasse un po' degli stereotipi del genere, no? dove spesso noi vediamo nei thriller, nei romanzi così, nei gialli, vediamo l'uomo un po' essere al centro in linea di massima è l'uomo che è al centro un po' dell'azione, e la donna funge sempre da personaggio di contorno, quindi la moglie dell'investigatore, del commissario, morta o viva che sia, in questo momento vanno molto quelle morte, per esempio. Oppure spesso la vittima del serial killer, quella contro cui anche il serial killer si accanisce, spesso con delle descrizioni nei romanzi anche abbastanza forti, no? Io ho voluto tenere questo tipo di violenza fuori dal mio romanzo, ho voluto raccontare invece questo personaggio di una donna, Sandra Morrison, di 39 anni, madre felice, moglie felice, donna realizzata anche nel lavoro perché fa la logopedista, che a un certo punto vede crollare un po' tutte quelle che sono le sue certezze e si ritrova in una situazione da incubo, no? Che si contrappone a quella che era proprio la quiete e il rifugio del suo ambiente familiare subito prima che uccidessero suo marito. Non è stato facile raccontare un personaggio femminile, insomma, l'uomo da che mondo in mondo ci prova, no? A mettersi nei panni, a entrare nella testa delle donne. Quindi io avevo chiesto all'inizio a una mia amica scrittrice, Marilu Oliva, di supportarmi, di scrivere a quattro mani questo romanzo. Lei poi all'inizio disse sì, poi invece disse no, mi sembrerebbe di privarti di questa bella storia, è giusto che la scrivi tu. Ho chiesto un po' aiuto, come spesso faccio, mi sono fatto aiutare da una editor privata e da un gruppo di lettura tutto al femminile che ha letto la prima bozza del romanzo, mi ha dato dei consigli, quindi è stato un po' un lavoro d'equipe, diciamo. È anche un bellissimo modo di lavorare. C'è anche la figura di una donna, diciamo, delle forze dell'ordine che deve investigare, ed è completamente anche questa un personaggio molto diverso dalla protagonista, ma con un carattere molto forte, volitivo. Anche lì ci è voluto uno sforzo di immaginazione, insomma, per delineare non solo la figura femminile in senso generale stereotipato, ma le sfaccettature dell'essere femminile nei vari ruoli, nei vari caratteri anche. Lì è stato un po' più semplice perché nei miei romanzi precedenti spesso ho raccontato di donne poliziotto, di donne d'azione, quindi non personaggi femminili relegati al ruolo di comparsa, al ruolo di moglie o di amante del protagonista. No, mi piacciono le donne che sanno anche agire quando è il momento, e anzi spesso nei miei romanzi le donne sono quelle che risolvono i problemi creati dagli uomini. Come nella vita, insomma. Esattamente, come nella vita. Leggevo qualche giorno fa, qualcuno diceva: dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna che lo prende a calci, no? E quindi anche in questo caso, no, Gina Cardena, il personaggio della detective di colore a cui fai riferimento tu, appare nel romanzo, nella storia che viene raccontata in flashback, perché in realtà le storie sono due: quella della morte di Alan Sandford e un'altra storia nel passato, 35 anni fa, riferita a un caso, un cold case del secolo. A Richmond, in Virginia, vengono rinvenuti i cadaveri di alcuni bambini sepolti nel giardino di una villetta. Ecco, e Gina è la detective che, appunto, nei primi
primi anni 80 investiga su questi delitti. Io non volevo far loro del male, volevo ucciderli. Purtroppo rimarranno insoluti fino a quando quella storia del passato non si ricongiungerà con la storia del presente. Morto a est di Los Angeles è Robert Johnson, il quale ha perso l'unico figlio in un tragico incidente accaduto 2 anni fa. E qui ti fermo perché io non avevo voluto dire troppo e non lo dovrai fare neanche tu, perché insomma l'uomo di casa va letto dalla prima all'ultima parola, quindi senza nulla togliere alla suspense, quello che abbiamo detto è ciò che è già nelle prime pagine, quindi niente di nessuna insomma svelamento particolare. Sei passato alla PM dai tuoi noir in salsa milanese, diciamo, dei Feltrinelli, sei passato anche ad una storia, come dicevo prima, fuori dai confini nazionali ed europei, quindi ci sarà voluta, immagino, perché c'è una tale precisione di luoghi, di descrizioni di strade, di incroci americani degli Stati Uniti, che di località degli Stati Uniti, che insomma o le hai viste oppure ti sei messo dentro la telecamera di Google Map e hai sorvolato con un drone. No, sono contrario nello scrivere romanzi con Google Map, perché può essere utile qualche volta per dei particolari, però penso che bisogna raccontare luoghi, ambientare storie solo in posti che si conoscono. Io frequento ogni anno questi luoghi perché sono i luoghi in cui vive una mia sorella, che è a Washington da circa 10 anni, no? Quindi io proprio per starle accanto di più, lei viene l'estate qui in Abruzzo, però proprio per frequentarci di più ogni anno vado almeno una decina di giorni da lei, quindi facciamo base lì da lei e giriamo un po' tutta l'America, e ho potuto quindi veramente conoscere in prima persona questi luoghi, come dire, assorbirne le suggestioni, perché sono i classici quartieri americani dell'alta borghesia, un po' quelli raccontati nella serie delle casalinghe disperate, no? Vi dispiace se faccio un ultimo giro intorno all'isolato? Fa pure. Quando Susan lasciò la sua casa, ebbe la sensazione di essere osservata. E lo era. I fantasmi delle persone che avevano fatto parte di Wisteria Lane la stavano guardando mentre passava. La guardavano come guardano chiunque altro, nella continua speranza che i vivi riescano a mettere da parte la rabbia e il dolore. E quindi proprio stando lì un anno da lei ospite, ho pensato sarebbe bello in un luogo così idilliaco, no? In un ambiente così sereno, in scenare una storia da incubo, e così è stato, insomma. Ecco, mi è piaciuto molto quello che hai detto prima, cioè non ci sono immagini truculente, nessuno sgozzamento particolarmente efferato o grande sangue, ma c'è comunque una tensione narrativa, evidentemente, come dicevo, un ritmo serrato. In questo lo definirei forse hitchcockiano. Ma guarda, io in questo romanzo ho voluto un po' imparare, non dagli errori, no, ma dai consigli dei lettori dei miei precedenti romanzi, perché nella serie milanese e anche negli altri c'era un po' più violenza, perché comunque raccontavo di crimini abbastanza efferati, guerra di droga, insomma cose così, sai, quando parli di queste cose non puoi fare a meno purtroppo di raccontare anche la violenza. E ho visto che molti lettori, molte lettrici non amano quel tipo di narrazione, allora è stata un po' una scommessa raccontare un thriller che tenesse alta la tensione narrativa, proprio come dici tu, però facesse a meno di una violenza, come dire, efferata, esibita, sì, cosa che spesso invece accade nei thriller, soprattutto in quelli anglosassoni, dove spesso seguiamo le vicende di un serial killer che si accanisce contro i corpi, soprattutto i corpi femminili. Ecco, è una cosa che assolutamente non c'è in questo romanzo. In questo romanzo diciamo, noi seguiamo le conseguenze del crimine, cioè il crimine viene raccontato fuori scena, e invece mi piace seguire, soprattutto psicologicamente, chi rimane, cioè i parenti delle vittime, gli investigatori che devono seguire il caso.
Infatti la componente appunto di analisi psicologica è molto importante in questo libro, cosa che me lo fa piacere ancora di più, perché al di là dell'inseguimento della trama gialla, insomma, come già si dice da tempo, e non devo essere io a dirlo, la letteratura è letteratura, gialla, verde o nera che sia, poi segui i personaggi, segui i loro caratteri. A proposito di giallo, io non dico niente, però Romano sa, io so, e anche Angela Capobianchi, che ti presenterà fra poco, sa, e qualcun altro sa, che un evento accadrà fra poco a Pescara nel mese di maggio. Per ora non diciamo altro, perché ci sta lavorando un bel gruppo di lavoro, ma per tutti gli appassionati del genere o dei generi, insomma, tenetevi pronti? Ma sì, qualche piccola cosa possiamo dirla, perché siamo autorizzati. Il Club Rotary Pescara Nord, presieduto da Carmine Ciofani, ha pensato di organizzare questo bellissimo evento per Pescara. Per la prima volta ci sarà un festival del giallo importante, con nomi importanti sia italiani che esteri. Carmine Ciofani ha ritenuto, di questo ringraziamo, di far partecipare un po' nell'organizzazione anche alcuni autori abruzzesi, quindi abbiamo citato Angela Capobianchi, ma ce ne sono molti altri, ne faccio parte anch'io di questo gruppo e sono molto onorato di questo. Sarà una cosa molto bella per la città, una cosa nuova, e sono certo che andrà molto bene, quindi sarà la prima di tante edizioni fortunate. E allora, a tutti gli appassionati del giallo, appuntamento a maggio per il festival, a tutti gli appassionati della lettura tout court, appuntamento qui in libreria, alla libreria Coop del centro d'Abruzzo, per L'uomo di casa di Romano De Marco. Non ti ho chiesto il prossimo libro, tu sei instancabile come lavoratore, sia un lavoro che fai normalmente, diciamo, quello del responsabile della sicurezza in banca, ma anche come scrittore, come tutto il resto, come papà e come quant'altro, però il prossimo libro già ce l'hai in cantiere, lo so. Sì, ho iniziato a scriverlo da poco, un altro thriller ambientato a Roma questa volta, tornerà un personaggio dei miei noir, però lo vedremo questa volta in azione in thriller, che è il commissario Laura Damiani, e niente, quindi sono molto carico, perché all'inizio, quando si inizia a scrivere una storia nuova, c'è sempre molta tensione, molta voglia, quindi di fare bene. Speriamo di riuscire a scriverlo a breve, così per l'anno prossimo magari lo vedremo pubblicato. Indovinate dove lo presenteremo? Nella prossima puntata di Rete 8 Libri ci sarà ancora musica con il vincitore del Festival di Sanremo Nuove Proposte, Lele, e con la candidata, e qualcuno dice super favorita, al Premio Strega 2017, Teresa Ciabatti. Infine Massimo Liberatore, autore di Una Sera Infinita, ci mostrerà i segreti della rilegatura a mano di un libro.